Anche per gli acquisti natalizi scegliamo sempre i nostri Conad, persone oltre le cose. E da tutto lo staff di Conad Adriatico un sincero augurio di buone feste! Amici di Chef in Cucina, quella di oggi è una puntata tutta speciale. Come vedete sono contornata da uno staff d'eccellenza. Tutto il mio staff è qui per regalarvi un menù veramente speciale. Insieme a me oggi ci sono ben tre chef. Il massimo, il non plus ultra. Abbiamo lo chef Marco Caldora, il nostro carissimo amico, l'abbiamo ritrovato, non l'avevamo perso, Maurizio Della Valle, e il nostro caro chef Antonio Di Giovacchino, che vorrei ringraziare per questa location meravigliosa. Guardate dove siamo, presso il ristorante Fontartana, veramente lo spirito natalizio qui si respira ad ogni angolo. Sì. Abbiamo questo caminetto fantastico qui dietro che ci tiene al calduccio e siamo prontissimi per regalarvi un menù che potete utilizzare nel corso di queste festività. Quindi che sia per la vigilia di Natale, che sia per il giorno di Natale, che sia per la vigilia di Capodanno, noi siamo qui per offrirvi tutto questo. E allora, noi abbiamo fatto una suddivisione di compiti oggi e cominceremo con un antipasto che sarà curato dal nostro chef veterano Maurizio Della Valle. Allora Maurizio, sì. Proponici qualcosa che noi possiamo utilizzare come piatto d'entrata, come antipasto. È un'insalata semplicissima di topinambur. Topinambur. Non è una parolaccia. Non è una parolaccia. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori appassionati che cos'è questo topinambur. Sì, è un tubero, è una patata praticamente. L'abbiamo unita con un purè di mele. Questa è senape in grani, quindi è una senape in grani e crema di alici. Infatti ci tengo ad anticipare che faremo un menù a base di carne e un menù a base di pesce, quindi insomma accontenteremo dei piatti tutti un po' i gusti. Così. Bene, partiamo? Partiamo. Ok. La prima operazione. Allora abbiamo sbucciato il nostro topinambur, sì. L'abbiamo ridotto a dadini. E l'abbiamo lessata in acqua sapida per 3-4 minuti, perché mi piace che si senta la consistenza del topinambolo, non deve essere molliccia, ma deve essere ancora, croccantina. E fatto questa operazione andiamo a inserirla nel nostro piatto che ci servirà per amalgamare tutti gli elementi. Ok. Questa ricetta è povera di grassi. Siccome è un menù abbastanza complesso e articolato, abbiamo pensato anche di fare una cosa un po' più leggerina. Bravissimo il nostro chef Maurizio, quanto ci è mancato! Ok, questa è la senape in grani che andiamo a inserire dentro al nostro topinambur ridotto a dadini e iniziamo a mescolare. Ok. Allora, vi anticipo, mentre Maurizio fa questa operazione, che i nostri chef Antonio Di Giovacchino e Marco Caldora stanno già pensando cosa realizzare dopo. Nel frattempo, Maurizio, tu sì, che operazione io hai fatto? Sono andato avanti. Allora, abbiamo realizzato una salsa di alici, semplicemente sì. Mettendo delle alici sott'olio con del latte, l'abbiamo fatto ridurre di un terzo e quella crema che si ottiene la andiamo a inserire a questo come intingolo a questa insalata di topinambur. Questa è la parte sapida di questo piatto, perché abbiamo detto che c'è l'acidità della senape e abbiamo la parte dolce che viene data dal topinambur. Ok. Ho creato con le mele una mousse, tra virgolette. Molto velocemente, come si fa questa mousse? Messe al forno le mele, come le mele cotte della nonna, e tolta dalla buccia, l'abbiamo frullata, emulsionata con un filo di olio e abbiamo ottenuto questa operazione veramente semplicissima. Benissimo. E l'ultimo elemento per rendere questa insalata, e c'è la parte un po' amarotica, abbiamo usato della rucola, la rucola selvatica, che ho fatto. Inseriremo in questo piatto, adesso quando andiamo a comporlo, qualche foglia di rucola per dare quindi un po' di freschezza, e ho ottenuto una emulsione di olio e rucola, lessando la rucola, raffreddandola in acqua e ghiaccio.
Poi abbiamo frullato, abbiamo ottenuto questa, diciamo, riduzione, questo estratto di rucola con un filo di olio e andiamo a inserire qualche goccia in questo piatto. Siamo quasi pronti all'impianto. Bene. Ok? Prendiamo il piatto. Allora, formiamo... una quenelle. Sì, vedi. Ah, quasi come sono diventata brava. Anni e anni di esperienza. Ok. Ok, quindi abbiamo inserito nel piatto la nostra insalata. Ok. Poniamo qualche piccola noce di questo purè di mele. Della buccia del topinambur ho pensato di fare l'elemento croccante di questo piatto. Fantastico. L'abbiamo fritto in olio a temperatura bassissima, in maniera che diventa molto croccante, appena resa sapida con un po' di sale, e andiamo a inserirla nel... Cioè, è particolarissimo questo piatto, Maurizio. Ma sì, è particolare. È anche abbastanza semplice da realizzare. Molto Insomma, semplice. Non è un'operazione. Poi sono tutte cose che si possono preparare con anticipo, sì, e assemblare al momento di portare questo piatto. Quindi inseriamo qualche elemento verde. Eccoci qua. Di rucola. E qualche goccia di questo estratto di rucola. Eccoci qua, il nostro piatto è pronto. Quindi il nostro antipasto, eccolo qui, lo mettiamo qui, anche per dare la possibilità ai nostri operatori di coglierne la grande bellezza, ma anche semplicità. Diciamo la semplicità, sì, perché insomma in cucina un po' di semplicità non guasta mai, anzi, il più delle volte rappresenta il tocco di classe. Bene, quindi ci siamo con l'antipasto, ci lasciamo il momento della degustazione, okay, finale, sì, e adesso invece... Io qui ci vedrebbe, sì, bene una bollicina. Una bollicina, sì, assolutamente sta bene con l'acidità della bollicina, sta benissimo con la dolcezza prevalente di questo piatto. E abbiamo pensato a questa cuvée della Cantina Galasso, che è meravigliosa e si sposa benissimo con questo piatto. Perfetto, allora io vi propongo un brindisi per inaugurare questa puntata dove benissimo ci sono tre chef. Ed è la prima volta, insomma, che realizziamo una puntata con tre chef, e dove in qualche modo facciamo sia cucina a base di carne e a base di pesce, quindi è veramente la prima volta. Stiamo facendo un inedito. Posso? Vai, benissimo. Antonio. Buon padrone di casa. Mettine poco, se no. Pochissimo. Sì, perché noi dobbiamo ancora andare avanti, cucinare. Se no l'ultimo piatto sarà un piatto di fantasia, pura fantasia. Non escono più ecco qua i primi e eccoci i secondi. Qua. Allora, noi con questo primo piatto, mi raccomando, rimanete con noi, perché dopo il piccolo stacchetto pubblicitario torneremo con i primi. E con questo brindisi vi auguriamo buone feste e soprattutto felice e sereno anno nuovo. Cin cin. Cin. Bentornati amici, bentornati al nostro menù delle feste. Vi avevamo lasciato all'antipasto e noi siamo già pronti per il primo. Faremo due primi diversi, come vi avevo anticipato, uno curato dallo chef Marco Caldora, ovviamente a base di pesce, lui è un grande professionista. E l'altro grande professionista è il nostro chef Maurizio Della Valle, che oggi abbiamo ritrovato e che ci farà un primo a base di carne. Perfetto. Allora, io vorrei che voi partiste in contemporanea. Va bene. Ok? Quindi, ricapitoliamo. Tu che cosa prepari? Io farò un tortello ripieno di maialino su un brodo di castagne. Wow, fantastico. Che ne pensate, chef? Bene, bene, bene. Secondo me se esce bene. Un ottimo piatto. Se esce bene, è una cosa importante, fondamentale. Bene, Marco, invece tu che cosa preparerai? Io farò invece uno gnocco nudo, un gnocco di ricotta nudo. Nudo perché? Perché uno gnocco senza impasto. L'impasto se lo crea da solo col semolino. Ok. Lo spadelliamo semplicemente con un sughetto fresco di calamari e pomodorini. Wow, meraviglioso. Buone.
Bene, molto. Quindi dobbiamo partire dalla realizzazione dello gnocco. Sì. Ok, perfetto. Sempre se esce bene. Sempre esce bene. Ma poi questo lo decido io alla fine. Va bene? Giudice, lo decidiamo giudice insieme. Supremo. Lo decidiamo insieme. Decide il padrone di casa, Antonio Di Sabacchino. Fra di noi siamo complici. Bene, chef, allora partiamo con questo gnocco. Partiamo come si fa? Con il procedimento più lungo come non di preparazione, ma come tempo di attesa che si forma questo gnocco. Bisogna, prima cosa... Ecco, Maurizio se nel frattempo deve cominciare a preparare il sughetto. Diciamo qualcosa. Che abbiamo già organizzato il tutto, adesso vi spiegherò quello che ho fatto perché sarebbe un po' troppo lungo da... Ok, sì. Ok. Noi qua intanto impastiamo la ricotta di mucca, aggiungiamo giusto un cucchiaio di pecorino grattugiato per dare un po' di carattere. Sì, ok. Dopodiché una manciatina di prezzemolo fresco. Io se posso esservi utile, oltre che nel mangiare, basta che chiedete, insomma, io mi adopero. E fatto questo, è semplicemente da impastare. Ok, quindi questo... un'operazione che va fatta in pochi minuti. Ok, nel frattempo che Marco non impasta questa cosa, spiegaci un po'... Ci sono due, procedimenti da fare. Uno è la farcia di questo nostro tortello. E abbiamo preso della carne di maiale e della salsiccia. E abbiamo tolto la parte grassa del maiale, lì ho usato il collo perché comunque la parte è un po' più morbida, e la salsiccia. Soffriggiamo con un pochettino di aglio e rosmarino, sfumiamo con il vino bianco. Dopodiché insediamo del brodo e facciamo cucinare fino alla riduzione di tutta la parte liquida. Quindi uno stracotto praticamente. Sì, fare... 40 minuti, mezz'ora abbondante per ottenere questo composto. Frulliamo e inseriamo un po' di panna fresca in questo composto che si viene a creare. In modo che crea un po', si amalgama. Perfetto. Abbiamo messo, per dare un po' di freschezza, un po' di finocchietto all'interno. Mm. Sì. Lo metto verso la fine in maniera che esce in maniera più importante. Ok. Questa è la parte della farcia di questo tortello. Per realizzare il brodo di castagne utilizziamo un po' di grasso di maiale, quindi la parte grassa che abbiamo tolto la utilizziamo. La recuperiamo, cosa molto importante. Anche lì soffriggiamo con un po' di aglio, poi inseriamo queste castagne che abbiamo ottenuto tostandole in maniera classica, in padella oppure sulla brace. Inseriamo queste castagne e facciamo cucinare per 10 minuti. Dopodiché inseriamo del brodo di gallina, facciamo bollire per 10 minuti, un quarto d'ora, poi frulliamo, passiamo all'uscino e otteniamo questo brodo di castagna. E ci siamo. Nel frattempo il nostro chef ha inserito il tutto in un sacco a poche. Una sacchetta a poche per creare lo gnocco. Ok. Vado avanti io? Sì, perfetto. Ok. Allora, fatto questo, non abbiamo altro che dentro una pirofila abbastanza... Sì, sono curioso, Marco. Che questa è una cosa molto particolare, sì. Vero Maurizio? Sono curiosissimo. Ma guardate che bello, i nostri chef si contaminano, si ispirano a vicenda. Sì. È vero? Dobbiamo creare praticamente una base di almeno un centimetro e mezzo, due. Sì. Perché poi il nostro gnocco andrà ad assorbire questo. Questo semolino. Gli fa da copertura. Da solo. Gli fa da. Cioè, abbiamo un parterre d'eccellenza, amici. Tre grandissimi chef, tutti a disposizione per noi. Creiamo praticamente delle tipo un bignè. L'importante è non lasciare il buco al centro, altrimenti rimane buono. Ok. Non si devono toccare l'uno con l'altro. Ok. Tanto è interessante come ricetta, vero? Sì. Un gnocchetto. Ma da domani lo metterò in menù. Noi li facciamo lo stesso, però impastiamo la ricotta con la semola praticamente. Ah, la inserisci dentro? Sì. Ah, quindi si può fare anche, cioè, proprio impastato? Sì, proprio usando la ricotta a posto delle patate, fa un gnocchetto normale. Io sono molto curiosa perché questo è un altro... di solito gli gnocchi, ecco, siamo abituati a farli con le patate, anche di zucca. Sì. Perfetto, e creiamo queste cose. Dopodiché? La cosa importante è che dobbiamo andare a coprire in tutte le sue parti. Ah, ok, quindi deve essere proprio sommerso. Esattamente. Quindi una volta fatta questa operazione, diciamo che... Non ci devono essere grumi, non ci devono essere... Ok.
Ecco Maurizio, mentre lo chef questa operazione, sì. Poi ovviamente noi non l'abbiamo detto, però penso che sia qualcosa anche di abbastanza scontato per i nostri telespettatori. Ovviamente l'impasto per realizzare i nostri tortelli è la classica sfoglia, sì, di pasta all'uovo. La sfoglia di pasta all'uovo, che deve riposare un pochettino, altrimenti poi risulta un po' gigommosa, noi la teniamo sempre in frigo. Quindi noi la prepariamo, diciamo, sì. La teniamo in frigo. Sì, sì, per mezz'ora, 40 minuti, poi si può iniziare a utilizzare. Benissimo. Chef, a questo punto... A questo punto non basta altro, occorre 5-6 ore di riposo in frigorifero in maniera tale che l'umidità della ricotta assorba il semolino e gli crea il suo impasto. Ecco. Ok, diciamo il suo film, esatto. Chiamiamolo così. Ecco, esatto. Noi ovviamente per tempi tecnici, sì. Tempi televisivi, l'abbiamo già pronti. Siamo venuti ieri prestissimo, alle 4 di mattina, per fare questo piatto. Ovviamente. Gli gnocchi. Siamo sempre benissimo. Così quindi allora nel frattempo andiamo avanti, sì, con la ricetta di Maurizio. Ok, io a questo punto procedo con... faccio... come si dice, scendere nell'acqua i nostri tortelli. Bene, mentre i nostri tortelli si cuociono, ecco, quanto tempo impiegheranno? Guarda, 4-5 minuti. 4-5 minuti. Nel frattempo, ecco, lo chef Marco sta preparando, presumo, sì, il condimento, giusto? Ok. E qua facciamo una semplice base di calamaretto e pomodorino. Ah, bene. Mettiamo a soffriggere un aglio con tutta la camicia. Tutta la camicia, per tanto poi lo andremo a togliere perché ci serve solo per il sapore. Fatto questo, aggiungiamo dei calamaretti. Sì. Che ci piacciono tanto i calamaretti, eh? Ci piacciono i calamaretti? Well, sinceramente poche cose non ti piacciono. È vero? È vero? Tutto ti piace, eh? Vero, voi mi fate felice sempre, però che ci vuole a fare felice me? Vero? Ditela, dai, quanti clienti non mangiano quello, non mangiano quell'altro, eh? Oggi sì, è vero. Cioè, anche, diciamo che c'è un problema adesso di intolleranza alimentare che cresce, sì, sempre di più. E facciamo veramente difficoltà a volte a dover gestire, ecco, tutte queste. Adesso che l'hai detto, io voglio approfittare per salutare il grandissimo chef, grandissimo Marco. Amico, doveva essere qui con noi, non ce l'ha fatta perché anche lui ormai è diventato una star, è pieno di lavoro. Marcello Federini, mua, mua, mua. Ciao. Ciao Marco. Guarda quanto è bello quello che guardiamo, qua, che meraviglia. Semplicemente aggiunto, non mettiamo il sale perché il sale che ho dal pecorino già che abbiamo messo nell'impasto, quindi non mettiamo per niente il sale, sì, è un fresco, già abbastanza saporito. Che meraviglia. Lo lasciamo senza sale. Non mettiamo né vino né niente perché altrimenti ci serve una, sì, un po' asciutta, se no. Sì. Ecco, con lo chef Marco ad esempio non ho mai avuto problemi perché tutto quello che cucina io lo adoro. Allora io intanto... Sì? Estraggo dall'acqua. Cioè, guardate tortelli. Che meraviglia questo banchetto, pesce da un lato, carne dall'altro, siamo veramente... E il meglio deve ancora arrivare, eh? Nell'Olimpo del gusto. Solo noi di Chef in Cucina potevamo offrirvi tanta meraviglia condensata. Ok, io procedo a questo punto all'impiatto. Ah, ok, quindi qui già siamo all'impiatto, sì. Perfetto. Perfetto, vi posso portare a casa mia il giorno di Natale? Come ospiti? Come ospiti? Perché no? A vostro rischio e pericolo. Ok. Ah, ecco, nel frattempo, Maurizio, tu che cosa hai fatto? Quindi hai preso questo brodo di castagne. Sì, abbiamo inserito come fondo di questo su questo piatto. Adesso abbiamo unto con il meraviglioso olio goccia d'oro di questa azienda. L'azienda pennese che, sì, realizza questo olio, che ha praticamente un metodo di estrazione tutto suo, unico in Abruzzo e credo anche, non so, non vorrei adesso sbagliare, ma anche in Italia, dove praticamente l'olio nella parte finale non viene praticamente passato al separatore, ma viene estratto dal nucleo per affioramento e quindi l'olio conserva tutte le proprietà nutrizionali, i polifenoli, sì, i polifenoli che fanno tanto bene alla salute. E quindi, insomma, noi di Chef in Cucina non potevamo che utilizzare un olio eccellente. Ok, quindi abbiamo inserito i nostri tortelli di maialino all'interno del nostro piatto. Adesso abbiamo fatto una piccola, diciamo, dadolata di carote e zucchine che andiamo a, diciamo, a mettere dentro al nostro ditale. La nota croccante. Sì, perché l'abbiamo leggermente sbollentata nell'acqua, okay, sì, sbianchita, diciamo, 2 minuti raffreddata in acqua e ghiaccio. Mettiamo per impreziosire
No, che meraviglia! Un pochino. Ricordi no. bene allora quello che mi piace, Maurizio, anche se è passato tanto tempo. Che profumo, Ecco, un po' di tartufo fresco sopra. Meraviglia delle meraviglie. Adesso ho bisogno giusto del, diciamo, un po' di finocchietto che ricorda, diciamo, quello che abbiamo messo all'interno del nostro tortello. Oggi niente fiori, hai visto? Infatti te lo stavo per dire, Maurizio. Come mai niente fiorellini? Perché abbiamo messo tutte, insomma, cose più semplici, un piatto semplice. E poi andiamo a mettere un filo di olio a crudo. Sì. Eccoci qua. Che tutti ingredienti belli decisi, sì. che si sentono, sì, sì, sì. le castagne, facciamo il tartufo. Così. Quando anche il nostro chef Marco avrà concluso il piatto, tu assaggerai il suo e lui assaggerà il tuo. E Antonio, non vedo tutte l'ora. E due. Okay? Io tutte e due, sicuramente. Tutte e due, benissimo. Ci siamo con il nostro primo piatto. Diciamo che questo richiede un po' di tempo, un po', diciamo, di lavoro, la sfoglia, il ripieno, però ne vale la pena. La cucina è tutta piena di lavoro. Pazienza, tempo ci vogliono in cucina e poi, perché no, magari Natale è un'occasione speciale, come possiamo uno? Dedicarci di più. Di qua come ci troviamo? Siamo pronti, possiamo andare avanti. Ah, benissimo, benissimo. Qua la velocità, insomma, noi siamo veloci, bravi. Belli, alti, biondi. Belli. Occhi azzurri. Nordici. Nordici. Allora, qui abbiamo sommerso di semolino i gnocchi che abbiamo fatto prima. Ok. Con un po' di attenzione andiamo a tirare fuori, sperando che sono usciti buoni, sono usciti bene. Sì, sì. Beh, l'odore del calamari è un odore estasiante. Noi lo diciamo sempre e ci dispiace per i nostri telespettatori che non possono sentire i profumi. Io lo dico sempre perché c'è un profumino qui. Sì. Ma poi da un lato si sente il rosmarino, la castagna. Di qua si sente l'odore del calamaro. Veramente. Non solo il profumo, non lo possono neanche assaggiare. E questa è un'operazione che lo fai di solito sempre tu. È vero. Oggi. Ma poi piano piano, alla fine, quello che non mangiate voi, ci penso io. Ah, quindi la semolina in eccesso l'hai tolto? Sì, sì. Togliamo quella in eccesso e praticamente abbiamo questi. Che belli. Bellissimi. Belli, belli, tra l'altro particolari, sono veramente curiosa di assaggiarli. Questa è una nuova cosa, la cottura, devo stare attenti perché va appena tornano a ecco, galla. Diciamolo come si dice in Abruzzo. Diciamolo come si dice in Abruzzo. Giusto una calata. Oh. Non sai e cala. Sai e cala. A porre cacciata e messa. Oh. A quando cala. Appena tornano a galla, li possiamo togliere. Ok. Giusto un minutino. Ok, quindi cottura molto molto breve. Ando, tu sei pronto? Sì, ho preparato tutto. Stanotte ho fatto una notte in bianco per la cottura del vitello. Ok. Ma anche lo chef ci preparerà un altro secondo, giusto? Sì, sì, quindi avremo anche qui l'imbarazzo della scelta. Carne e pesce. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Per tutti i gusti, sì. Ecco, quindi a cottura rapidissima. Tra l'altro è anche un'operazione veramente rapidissima. Sì. Cioè realizzare questi gnocchi è molto... Saranno morbidi. Saranno sicuramente fantastici come tutti i piatti realizzati da Marco. Bene Marco, perfetto. Quindi possiamo procedere con l'impiatto praticamente. Abbiamo scolato i gnocchi. Sì. Prendiamo un piatto piano. Sì. Un profumo questo, vero Maurì? È bello vedere che anche i nostri chef sono ghiotti, perché la parte della ghiotta la faccio sempre io. Io in realtà non faccio la parte, perché lo sono davvero. Però, vede che sono ghiotto, però... Non si vede. Difficilmente chi cucina non è ghiotto. È vero. Impossibile. No, però mi vedo sempre che non assaggiate mai. Insomma, io mi entusiasmo sempre ogni volta con i vostri piatti, per me è... Perché l'inizio viene sempre dalla voglia di mangiarlo qualcosa. Certo. Scatta tutto là. È vero, è vero. Ma poi ecco, approfittando di questi giorni di festa, veramente ci si può dedicare alla cucina con tutto il tempo e la pazienza necessaria, sì, stupendo. Ma tutti i piatti dello chef Marco sono belli e buoni, tutti, veramente. È stato un grande acquisto di questa seconda edizione lo chef Marco, io lo dico sempre. Guardate che bello. Questo piatto è finito, però qua ho un'idea. Se l'amico Maurizio mi presta un po' di quel tartufetto... Ma come no? Ma che stai scherzando? Vabbè, questa cosa è meravigliosa. Ecco, vedete quanto è bello. Ehi. Poi
Dai, cioè siamo veramente a... Dai, sbrighiamoci, che voglio assaggiare. Dai, facciamoci un applauso. Bravo chef, bravo Maurizio, bravo Marco. Bene, allora adesso io vi chiedo di abbinare qualcosa per degustare questi piatti, quindi qualcosa da bere. Tu Maurizio, che cosa mi proponi? Ma io, per non rimanere sempre sul vino, che è una cosa meravigliosa, che ci appartiene, però secondo me con questo piatto, che c'è questa castagna, diciamo che esce, poi c'è questo maiale, ho pensato a una birra, Red Snow. Questa è una birra particolarissima che, diciamo, oltre al luppolo vede inserire tra gli ingredienti anche il miele di melata, che è una cosa particolarissima. E tra l'altro è fatta anche brasata con il grano di solina. Ed quindi... è nostra, poi ci appartiene in tutte le sue parti. Sì, secondo me si sposa benissimo con questo piatto. Sì, ho pensato a una birra. Bravo, sì, e questa tra l'altro è anche un'edizione limitata, Red Snow, dedicata proprio a Natale. A Natale, sì. Ok, benissimo. Il beneficio è meraviglioso. Lo consigliamo ai nostri telespettatori da abbinare a questo piatto. Invece tu Marco, che cosa ci proponi? Poi ci abbiniamo invece una cocucciola, che è una cantina marchese di Cordano, che ha un'acidità giusta, che va benissimo con la ricotta e col pomodoro. Ok, quindi perfetto. Bene, poi faremo anche il brindisi, perché insomma se continuiamo a brindare passo passo poi non arriviamo a fare il secondo. Adesso vi chiedo di invertirvi e di degustare i vostri piatti. Volentieri. Bene, allora Maurizio, ecco qua il piatto di Marco. Dopo il resto lasciate tutto a me. Dopo Antonio deve fare... Alla fine io... Perfetto. Andiamo con questo. Pure io, non lo finite. Il nostro chef che degusta. Com'è? Buonissimo. Antonio? C'è un equilibrio in bocca tra il calamaro, tra la... Diamo questa a Sì. Ecco, ora tocca a te. Meraviglioso. Vai. Sì, massaggio. Sto gnocchetto pure io. Guardi, di una delicatezza unica. Oh. Essa fa carmane sempre. Pecorino, ma voi si sente di parte, insieme al tartufo. Bravo. Sì, sì, crea una... predominante sul pesce. Ho trovato anche la modifica, quindi, visto? Buonissimo. Devo provare questa adesso. Vai. Perché per il resto, però ci perdoneranno. Ecco, tra l'altro approfitto di questo momento per ringraziare la nostra troupe. Sono tre operatori fantastici. Però Maurizio ci sono buoni piatti. Buono. Fortuna però. Allora, dai, andiamo con, ottimo, le opinioni. No, quello suo è veramente buonissimo. Un'esplosione di sapore, tutte e due queste qua. Sono due piatti belli che ti riempie. Sì. Il primo piatto proprio, quando arriva il primo piatto ti soddisfa proprio... Sì. Tutto benissimo. Per tutto, Maurizio. Va bene. Vero. Finalmente ti ho ritrovato. Siamo troppo di parte. Anto, adesso tocca a te. Allora, cosa prepariamo? Io ho detto che faccio un vitello con una passatina di fagioli tondini e dei peperoni secchi fritti. Benissimo. I nostri primi piatti sono stati meravigliosi, fantastici. Ora realizziamo i nostri secondi piatti. Allora, Antonio, tu che cosa... Allora, io ho detto che io facevo praticamente un vitello. Questa è una sottopaletta, una parte della spalla del vitello. Ok. E si riconosce benissimo perché c'ha un grassetto in mezzo centrale che con la cottura dona morbidezza a questa carne. Non benissimo. È un pezzo molto molto costoso e lo andremo a fare con una passatina di fagioli tondini del Tavo che io praticamente in questo periodo non posso fare a meno di usare. Fantastici. E dei peperoni secchi e li friggiamo croccanti. Praticamente abbiamo il piatto del vitello, la passatina sopra e poi ci mettiamo sopra dei peperoni secchi. Benissimo. Allora nel frattempo io mi sposto da Marco perché vedo qui che è imbandito tutte queste cose con il pesce. Quello è un quadro, non è? Quello è un quadro. Un quadro, veramente, un quadro. Meraviglioso. Stupendo. E niente, io qua vi faccio, per esempio, oggi vi faccio un brodetto. Classico brodetto di pesce. E me l'avevi promesso, promesso e quindi quale occasione migliore di un menù delle feste per fare questo piatto speciale? Occorre un po' di tempo in più, appunto approfittiamo oggi a farlo perché abbiamo appunto più tempo per realizzarlo. Bene, prima operazione. Quindi, la prima operazione, avere un tegame di terracotta, come se... che è un tegame tipico per il brodetto, sì. E mettiamo
Quindi abbiamo messo dell'olio. Sì, dell'olio d'oliva, okay. Sì. Dell'olio d'oliva. Il nostro olio goccia d'oro. Sì. Fantastico. Vero, Maurizio, ti è piaciuto? Assolutamente sì. Mettiamo del peperone. Ok. Ah, quindi peperone. Sì. Mettiamo uno spicchietto d'aglio tagliato grosso. Ah. Ecco, nel frattempo vedo che Antonio sta legando. Abbiamo messo un po' di prezzemolo. Sì. E andiamo a fare praticamente questa operazione per fermare un po' la carne. Ok, quindi dobbiamo legarla con una spavola cucina. Con uno spavola da cucina. Qua intanto, come comincia a soffriggere, senza far soffriggere, appena comincia a soffriggere, aggiungiamo dei pomodori di bollina maturi. Ok. Quindi tutta roba fresca, sì, sì. Tutto a crudo. Tutto sul fresco. Okay. Questo è il piatto re della cucina della costa. Sì, infatti. Possiamo cominciare da Taranto a Venezia. Se si ospita in una casa di pescatore, la prima cosa che ti mettono davanti è un brodettino fatto improvvisato. Se aggiungiamo giusto un po' di polpa, di pomodoro, sì, a pezzettone per dare la... Poi il proietto dipende anche, cambia da zona a zona, dove si fa più rosso, dove si fa più bianco. Penso che ogni casa lo fa a modo suo. Esattamente, chi ci mette l'aceto, chi ci mette... Poi ognuno lo fa come da tradizione. Vediamo di qua un attimo ad Antonio. Io vado a mettere dell'olio d'oliva della nostra azienda Goccia d'Oro di Penne, che il profumo già cominciamo a sentirlo. Sì, vero. Poi praticamente mi faccio tipo un battutino, ma anche a pezzi grossi di sedano, carota e cipolla. Sì. Quanto è bello, Jennifer, non fare niente. Ah, Maurizio, vero? Guarda, vero. Io mi sto proprio... Maurizio adesso fa il conduttore, sì, mi aiuta, sì. Vero? Poi c'è anche la parte bella, no? Che è quella del degustare. Cioè, beh, la cosa più bella che ci sta. Vabbè, però hai già dato, insomma, sì, ricordiamo sì. Che il nostro chef ci ha realizzato un antipasto particolarissimo e anche un primo piatto proprio, insomma. Allora, dopo il sedano, grato, cipolle, facciamo imbiondire un po' e andiamo a mettere il pezzo. Ok, benissimo. Prepariamo di sale e di pepe. Facciamo rosolare bene. Sì. Una volta ben rosolata, andiamo ad aggiungere dell'acqua. Ok, quindi dobbiamo far rosolare però tutta la parte esterna, tutta la parte per chiudere esterna i succhi all'interno. Chiude praticamente la parte, chiude praticamente la parte umida all'interno. Okay. Andiamo a mettere l'acqua, cottura, praticamente questo è quasi il nostro cotto, cottura abbiamo molto quasi lunga. Un'ora, okay. Cottura un'ora quasi. Okay. E li mettiamo un po' di tanto in tanto un po' d'acqua e ci siamo. Allora gli è pronto, Antonio, se ok, vuoi... allora. Andiamo ecco a prendere qui. I nostri. Qui praticamente ora che dobbiamo fare, Marco? Qua dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che comincia a sobbollire. Appena comincia a sobbollire, cominciamo ad aggiungere i nostri pesci. Si parte dal. Ora, per brodetto. Qual è la cosa più importante? Non c'è una regola fissa che dice ci vuole questo, questo, questo e questo. Giustamente andiamo a usare pesci di scoglio, pesci freschi di giornata. Ecco, quello che si riesce più a reperire. Si parte più o meno, ecco, fare un po' brodetto da un minimo di 9 tipologie per arrivare a 13-14. Wow. Beh, già qua penso che ne abbiamo 10-12. Allora, questo cos'è? Questo ora, brutto? Questo brutto, questo si chiama in italiano, si chiama lucerna. Ah, invece, okay. Io l'ho imparata a 40 anni che si chiama lucerna, penso un po'. La persona è chiamata la bocca in gapa, appunto perché... La bocca in gapa? Sì, perché come vedi ha la bocca sulla sopra testa. Sì. Per passare alla gallinella, per poi andare alla pescatrice. Poi abbiamo la famosa trace nel ragnolo, quello che ci pizzica quando si perché si mangia il ragnolo? È un pesce principe del proletto. Io pensavo fosse solo cattivo e basta. No, è fondamentale. Dal palombo, come vediamo, merluzzo, tiglia, sogliola, un totano, panocchia, scampo, pozzette, vongole e finito. Nel frattempo Antonio ha fatto un'opera d'arte. Subito. Sì, si sente il profumo. Uno degli odori più buoni della cucina abruzzese. Questa è una cosa che, per esempio, il peperone secco, il ferfellone, è una cosa che ci lega un po' in questo periodo a tutti i ristoratori. Nessuno ne può fare. È vero, io lo adoro, è buonissimo in tutto, nelle zuppe, con la verdura, nei soffritti. Veramente, vero? Sì, carne e pesce. A Pescara al porto lo usano pure in mezzo al brodino vegetale. Del latte. Vado avanti io. Sì. Io comincerei ad inserire i nostri pesci. Passiamo dal bocca prima aperta. Cosa,
Walking out. Ah, ok. Non era un bocca aperto. Forse quando viveva era un bocca aperto. È però... vero. Mettiamo prima questo, poi ci mettiamo il totanetto. Nello stesso tempo mettiamo pure il palombo. Anche il palombo mi piace tanto. Dove non ti devi sporcare le mani, secondo vero? Me. È la cosa. Qua io inserisco adesso un'altra tipologia e poi ho bisogno di alcuni minuti. Ok. Mettiamo. Quindi per tempi di cottura. Per vai. Tempi di cottura, sì. Quindi andiamo con la rana pescatrice. Con la rana pescatrice. Buonissima. L'importante è cominciare a dare un senso al piatto dall'inizio. Non buttiamo okay. tutto come a casaccio. A casaccio, sì. Ok. Cominciamo a dare un senso del mezzo. Vedo che questo sughetto poi lo vai a irrorare ogni pesce. Sì, andiamo, sì. Ok, ok. E andiamo a coprire così non evapora. Okay. L'umidità e mantiene la l'umidità dentro il tegame. E qui abbiamo bisogno di 4-5 minuti okay. per andare avanti con queste cose. Ok, quindi nel frattempo allora, mi sposto da Antonio io. Che nel frattempo che cosa hai fatto? Allora, io ho soffritto il feffellone, poi praticamente io già l'ho preparata una passatina sì. di fagioli tondini. Io non metto neanche a mollo questi fagioli perché quanto sono ci piacciono questi fagioli, Mori? Sono così buoni, così vero. Facili da cucinare che praticamente vero. Privi di buccia io li metto li do una lavata e metto a bollire poco basso con molta acqua. Poi praticamente ho fatto un soffritto di cipolla, ho messo del pepe e l'ho frullato col frullatore. Allora, okay. io potrei passare già all'impiatto. Ok, okay, benissimo, benissimo. Profumo è meraviglioso. Vero? Beh, tutti i piatti di Antonio sono meravigliosi, tutti i vostri piatti sono meravigliosi, veramente. Veramente, mi avete Andiamo insegnato anche ad apprezzare quelle cose che non tanto mi piacevano, perché, insomma, poi la giusta tecnica, il giusto abbinamento certo. rende un sapore completamente diverso. Senti che odore che c'ha questa carne. Sì, valorizza si sente un profumo. Tutto. Ecco qua, ecco, vedi che dicevo prima, questo, sì. questo grasso sì. che c'ha qua, questo come sì. si cuoce, squaglia da sì. morbidezza a questo amaro sì, sì. che praticamente altrimenti sarebbe troppo secco. Ok, ok. Marco, tu che cosa stai facendo? Io sono arrivato, possiamo aggiungere anche gli altri pesci. Ok, benissimo. Sì. Quindi mentre Antonio sì, procede sì. all'impiatto... Sì. Ok, aspettiamo Antonio? Sì, magari aspettiamo Antonio. Allora, praticamente gli andiamo a mettere... Se il nostro sotto, pesce può tendere... Sì, sì. E mettiamo il fondo di cottura, che io praticamente non vado mai a fare un fondo con della farina oppure sì. della... Semplicissima. Una riduzione naturale. Una riduzione naturale sì. senza ridurre... con fecolo, farina, niente. Tu sei un purista, Antonio. Antonio La sì. cucina di casa. Sì, vero. Poi andiamo a mettere questa passatina di fagioli tondini che wow. già è morbido sto piatto perché la carne già è morbida. Ma che meraviglia. Spettacolo. Ancora che meraviglia. Più. Andiamo a mettere dei peperoni secchi. E questo è veramente anche un piatto semplice da realizzare. Sì. Ma tu, c'è cioè veramente. Semplice, te lo vero, puoi preparare, piatto, al momento lo tagli, ti prepari tutto l'occorrente. È un piatto vero. Andiamo a decorare. Ok. E quindi praticamente. È pronto. Il piatto è pronto. Allora io ripasso un secondo la palla sì, allo chef Marco. Un goccino di olio. Sì. Ecco, lo chef Marco deve inserire adesso altre tipologie sì. di pesce. E bene. Quindi, cotti i pesci più duri, già sì. ce l'abbiamo a metà cottura, andiamo sì. avanti adesso con i pesci che in linea di massima hanno la stessa consistenza. Continuiamo ad inserire la gallinella. Sì, fantastici i nostri chef. Un buchetto per inserire la tracina. Praticamente il piatto più è pieno e più dà la sensazione di che il ristoratore è stato bello attento. Buono con noi. Magnanimo. Deve essere. È vero. Pensa, dobbiamo mettere un tegame da 30, il proletto va fatto nel tegame da almeno da 30. Sì, ok. E ognuno deve avere, infatti noi lo presentiamo come secondo piatto, però è anche un piatto che potrebbe andare da solo. Allora, bene. Inseriamo gli altri due pesciolini e abbiamo finito. Adesso vi insegno un trucchetto, perché quando di solito mettiamo una soglia nel proletto anche sì. a casa, essendo un pesce piatto, il pesce che si attacca sotto, ah, sempre okay. sotto. Allora noi facciamo, come mi insegnò la signora Maria di Aderno, una signora che oggi ha 92 anni, quindi non viene più a lavorare da noi.
ci mettiamo una cozzetta sotto. No. Ah, ah bella. E mettiamola sonda. Brava la signora Maria. Applauso alla signora Maria, brava la signora Maria. E ci abbiamo la sogliola che non tocca sotto e quindi non si attacca. Senti Marco, io oggi ti voglio chiedere di fare un augurio speciale ad una signora speciale che so che ci segue tutti i giorni e che sì. È la tua nonna, la vogliamo salutare, ricordare sì. Quanti anni ha? Sì. Eh? Sì, io faccio un saluto appunto a nonna Fiorina che ha 99 anni e la mia compagna di caffè tutte le mattine perché viene a casa e portavo caffè lucidere, quindi... Ah, tu sei lucidere? lucidere grossa! Qui ci siamo quasi, mettiamo l'ultimo pesciolino. Questo adesso si va tutto a chiusura perché tanto sì. Quante di cose. La triglietta. Sì, la triglia. La triglia. Buona triglia. L'altra pesce, volta la chef ci ha fatto una frittura di triglia. Panata e fritta, poi l'aveva aperta praticamente dandogli questa forma. Così, una specie di Y al contrario. Guarda con quale maestria mette il pesce sul... No, ma lui è innamorato dei suoi piatti. Io veramente... la passione che mette lo chef Marco in quello che fa è... veramente... Guarda, ha ricreato un quadro pure del... Bellissimo. Sì, che se poi è tutto qua, ma fatta la... Beh, anche tu Maurizio però, la presentazione dei tuoi piatti di... Oggi non avevamo i fiori. Quanto hai visto? Vabbè, oggi ti ho fregato io con la mia decorazione natalizia. No, ma veramente. Ma io credo che il fatto di curare il piatto così sia veramente sinonimo di amore. Perché sì. Testimonia veramente tutta la passione, tutto il trasporto che si ha verso il proprio lavoro. Se manca quella, non puoi andare la mattina, non puoi andare in cucina. È vero, anche perché il vostro lavoro, e questo ci tengo a sottolinearlo, è un lavoro... veramente, veramente, che comporta un sacrificio enorme, perché ecco, si mette da parte la famiglia. Sì, per noi e per i nostri familiari. Ecco, i giorni di festa non esistono, quindi ci sono, si fanno veramente tanti sacrifici. La però, famiglia si sposta dentro al ristorante, sì, dentro la cucina, sì, è quella la nostra però famiglia. C'è passione, c'è amore, sì, c'è tutto questo, ecco, e si ritrova il tutto poi all'interno della, del ristorante e della cucina, quindi sì, veramente... Marco, ti faccio una domanda io, va coperto alla fine? Io l'ho coperto alla fine, sai perché? Perché sì, i pesci che, che abbiamo lasciato un po' sopra, con il vapore che si crea, si dentro, però solo un po' alla fine. Ma solo un po' alla fine, esatto, sì, solo un po' alla fine, con non tutta la cottura. Io penso che questo nell'arco di un minuto e mezzo, due minuti, 20 minuti, siamo riusciti a fare un bel piatto re della cucina di mare. Ecco. Bene, chef. Io penso che sia pronto. Ok, a orecchio, vai. Beh, mostriamolo in tutta la sua meraviglia a questo punto, perché poi dobbiamo anche dividerlo per quattro, equamente, rigorosamente. E lo dividiamo. Bene. È un'operazione che facciamo volentieri. Oh. E questo va servito rigorosamente in questo modo. Così. È acceso ancora. Vero? Che ti sei... Così. Ci mettiamo giusto un po'. Che profumo. Senti, Maurì, un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo. E basta. E quindi qua praticamente ci siamo. Abbiamo tutto qua. Questo è il famoso brodetto. Bene, con questo piatto meraviglioso, sì, cosa abbiniamo? E qua ci abbiniamo un pecorino. Un pecorino di Cantina Galasso e un vitigno che si abbina benissimo, sì, sì, con sì, questa tipologia di... Corno grande, che è assolutamente la linea d'élite di questa cantina, che noi abbiniamo con questo piatto e lo consigliamo anche ai nostri telespettatori. Mentre Antonio, per questo piatto invece carico di tradizione, di gusto, che oddio, cosa mi propone? Io andrei a mettere un bel Montepulciano e una riserva, un Santinumi dei Marchese de Cordano, cioè a 15 gradi, è un 2009, ne basta un goccino perché dopo che abbiamo fatto un primo, un antipasto, e qua proprio appena appena lo facciamo andare sulla lingua e sentiamo sto profumo che annappia sto piatto, così già io diciamo non bello. Ci riesco, non ci riesco, lo devi bere. Sì. Tra l'altro, ecco, vorrei dare così una notizia ai nostri telespettatori, perché la cantina Marchesi di Cordano ha intrapreso un progetto di ricerca molto particolare sui lieviti indigeni autoctoni. Questo, ecco, per dare vita veramente a dei vini che sono veramente esclusivi e tipici del territorio d'appartenenza e della cantina stessa. Quindi insomma, un elogio alla cantina. Sì, sì. Tra l'altro, ecco, una cantina del nostro territorio, Marchese di Cordano, Loreto Aprutino, quindi insomma, veramente dove l'Abruzzo... Dove sono concentrate le cantine più... Sì, ma è ricco di risorse il nostro territorio, veramente. Noi non siamo sempre qui ad elencarle, ma ecco, dobbiamo essere fieri e orgogliosi di questo. Bene, i secondi piatti ce li abbiamo.
Ora siamo, adesso dobbiamo realizzare il dolce. E allora, qui, Antonio, interpello te. Dolce lo faccio io, vabbè, io ho pensato di fare un dolce semplicissimo. Lasciamolo il dolce che uno se lo può preparare prima e poi all'ultimo momento. Bravissimo. Dolce praticamente fresco. Ok. Sono uscito un po' fuori dalla tradizione, a volte tocca pure a me uscire un po' fuori dalla tradizione. La sfogliatella, il parrozzetto ce l'abbiamo, ci fanno compagnia per tutte le feste, quelle non le dobbiamo abbandonare praticamente. Io non è che però sei rimasto sempre nella stagionalità. Il giorno di Natale abbiamo il suo periodo dei cachi che abbondano da tutte le parti. Povero, che ci regala buonissimo. Un sapore unico, intenso, unico, e come direbbe Jennifer è tutta per la nostra salute. Vero, perché insomma non bisogna dimenticare anche tutte le andrei proprietà. Andrei a fare una crema importanti. Di ricotta con un pan di Spagna e dei cachi. Abbiamo fatto il nostro pan di Spagna, okay, l'abbiamo tagliato con coppa pasta per dargli questa formatura. Okay. E poi andremo a mettere in una ciotolina della ricotta fresca di mucca, possibilmente se non è troppo forte. Ok. Poi mettiamo dello zucchero. Come dicono i francesi, a occhi. Allora, i dolci della tradizione vanno un po' tutti così. La farina, quello che raccoglie, le uova. Bravissimo, allora, questo ci piace. Poi andremo a mettere un po' di liquore, che se voi ho scelto un po' di fiori d'arancio. Ok. E ci siamo. Praticamente andiamo a frullare un frullatore. Okay. La ricotta diventa tipo uno yogurt, perché praticamente è proprio una crema, toglie tutta la sua porosità e andiamo a formare questo composto cremoso che sembra uno yogurt. Ma veramente, questa è la consistenza. La consistenza di questa ricotta profumata. Si può mettere anche un po' di vanillina a chi piace, però non modifichiamolo troppo, sennò dopo diventa troppo, diciamo, non si sente più la ricotta, la freschezza della ricotta. Ok. E possiamo procedere praticamente alla nostra composizione del piatto. Bene. Sì. Allora, sono curiosa, Antonio. Abbiamo preso il più bello, praticamente il più maturo. Ok. Semplicissimo, e andiamo a scavare. Questo è veramente bello, guarda. Ecco. Vero? No, io devo dire, ho avuto la fortuna di mangiarlo. Ecco, il giorno del mio compleanno sono venuto qui da Antonio a trovarlo. No, che meraviglia. Desiderio. E devo dire, un dolce spettacolare. Della semplicità, un dolce il meraviglioso. Pan di Spagna lo bagniamo un po'. Andiamo semplicemente a mettere, questo dicevo, la semplicità di questo dolce è che ci prepariamo la ricotta, la teniamo in frigo, pan di Spagna e il cacio là. E ci siamo. Andiamo a mettere questa cremina di ricotta. E ci siamo. Bellissimo. Un applauso. Bravo. Merita. Bravo Antonio. Anche qua. Andremo a mettere un ciuffettino di, facciamolo vedere sto Natale che ci sta proprio dentro all'anima a noi. Ecco qua. Che bello. Ecco, meraviglioso. Antonio, veramente complimenti. Complimenti. E allora io in questo momento vorrei innanzitutto fare dei ringraziamenti, poi ti chiederò di abbinare anche qualcosa per degustare questo piatto, però siamo in chiusura e vorrei ringraziare innanzitutto la nostra meravigliosa troupe, Antonio Straccini, Andrea Straccini e Katia Camplone. Vorrei ringraziare le gentili consorti che non sono qui in video insieme a noi, ma sono dietro le quinte, la signora Elsa Ocone e Cristina, che è la moglie di Antonio e che è fantastica e sicuramente avrà dato qualche pillolina per questo dolce. Sì, ne sicuramente. Sono assolutamente. Mi tocca già perché, io il dolce già perché lo faccio, sopporta Antonio. Bravo. Già perché sopporta Antonio tutti i giorni. Già deve fare un grande monumento. Già è troppo dolce. No, Antonio è veramente una persona dolcissima, squisita e veramente infine. Ma non per questo meno importante, ringrazio te Antonio, perché ci hai offerto questa location fantastica, meravigliosa per realizzare questo menù delle feste. E poi, ecco, voglio ringraziare i nostri telespettatori, perché ogni giorno siete sempre di più, siete tantissimi. Vi ricordo che potete rivedere tutte le nostre ricette sul nostro canale YouTube. Io vi invito a seguirci, perché veramente noi, ecco, in questo periodo stiamo veramente cercando di fare del nostro meglio per
regalarvi delle ricette che siano uniche e che in qualche modo potete anche riproporre nelle vostre cucine. Antonio, chiudiamo con un brindisi. Che cosa abbiniamo con questo allora, dolce? Allora, io qua praticamente è una genziana Santo Spirito. Eccola con qui. Con tanta dolcezza, Giardini. Bella tanta dolcezza. Ca che dolce, abbiamo fatto una bella crema di ricotta. Sì. Io abbinerei questa azienda praticamente amara, una genziana dell'azienda Santo Spirito, bella fresca. Che ecco, un prodotto artigianale al 100%, è veramente realizzato, sì, è realizzato secondo l'antica ricetta dei frati. Quindi la linea poi è ampia, ci sono ratafia, limoncello, veramente dei prodotti liquidissimo, meraviglioso. Ecco, il vino quello molto buono. Io veramente vorrei mettere anche questo vino vicino a questo piatto perché ecco qua. Veramente abbiamo insomma un, come dire, un parterre di eccezionale. Eccellenza. Beh, siamo ai saluti finali. Ci possiamo salutare. Ci possiamo facendo salutare. Facendo gli auguri ai nostri telespettatori. Assolutamente. Che sia un Natale davvero sereno e tranquillo. Perché è anche un inizio anno meraviglioso. Sì, io vi invito veramente a godere di queste feste e a farlo in famiglia, perché non c'è niente di più importante e di più bello della famiglia, e fatelo cucinando, mettendovi ai fornelli, magari prendendo ispirazione dalle nostre ricette. Vi voglio bene, continuate a seguirci tutti i giorni, Chef in Cucina su Rete 8. Buone feste! Auguri! Tanti auguri, buone feste!